I concorsi di architettura sono gli strumenti più importanti per gli studi giovani per poter fare ricerca e cercare una propria strategia progettuale sia sullo tema specifico che più in generale sul proprio percorso di professionale più complessivo. Per cui credo che partecipare a un concorso dove le premesse organizzative, la struttura del bando e la qualità della giuria e contenuti ambiziosi creano un quadro importante e diciamo, senza possibili dubbi sia una cosa molto positiva per uno studio giovane. E reputiamo che Matera fosse un posto veramente interessante dove andare a sviluppare una strategia di progetto che si basasse non tanto su un linguaggio, una strategia diciamo formale, quanto più su un lavoro sulla sezione, un lavoro topografico e per cui un approccio meno legato agli stili, ma più legato alla forma del suolo, alla forma del territorio. E il nostro progetto rispetto magari ad altri concorrenti forse si è distinto proprio per questa scelta di voler andare a lavorare sulla materia concreta del terreno e evitando magari degli sforzi oppure degli atteggiamenti più formali che comunque non sono mai premianti, soprattutto in contesti stratificati e pieni di valenze paesaggistiche. Abbiamo lavorato su temi ambientali locali e temi geologici, geotecnici locali, per cui forse anche quello ha convinto. Cioè non era una cosa, un renderino, ma cioè c'erano delle strategie forti legate al territorio.